Ciao a tutti ragazzi, oggi Creativo Maugeri è serio solo per voi e vi mostrerà i tre trafori che gli hanno permesso di imparare quest'arte qua, del traforo elettrico. Qua ho il PDKS della Parkside 120 E2, che è anch'esso è del Neilel come gli altri due. Dopo qua, non ce la faccio a fare quello serio ragazzi, mi spiace ma devo sempre sorridere. Qua ho il THSS405E, che è stata la transizione tra l'ultimo che sto adoperando ancora adesso e il primo. E qua c'è il TC-SS405. Vi mostrerò pian pianino tutti i pro e i contro e tutto quello che gli ho, diciamo, apportato di modifica ai trafori che ho qui davanti. Se vi va di guardarmi, proseguite. A dopo. Allora, fondamentalmente tutti e tre sono molto simili. La loro potenza è tutti e tre 120 watt. Poi hanno tutti e tre la stessa regolazione di velocità da 400 a 1600 oscillazioni. Poi hanno la distanza, diciamo la profondità del braccio che è intorno ai 410 mm, qualcosa in più, qualcosa in meno. Questo qui diciamo è leggermente di più il TC-SS rispetto agli altri due, è leggermente più profondo. Però ragazzi è questione di poco, poi in base anche al portalame che si adopera, alla lama che si adopera. Può variare, questione di millimetro. Poi c'è il piano di lavoro che è inclinabile da 0 a 45 per tutti e tre. I tendilama sono comunque tutti e tre. Questi due sono identici l'uno con l'altro, che infatti qui la lama la tiri da qui. Dopo vi farò vedere i dettagli. Invece nel TCSS da qui si tende la lama e anche dopo vi farò vedere anche questa qui. E un'altra cosa, per le vibrazioni, allora questo qui vibra, diciamo nel passato, nei miei ricordi, molto di più rispetto a questi due qua. Questo già è molto meglio, il THSS, e il TCSS è ancora meglio. Però nel mio pensiero io ho, diciamo, un'idea, un mio pensiero, mettetela un attimino come volete voi. Per me il legno è vivo. Cosa significa? Se dovesse essere perfettamente parallelo al piano di lavoro, l'asse di legno che tu vuoi lavorare, poi se è piccolo, se è grande, quello lì cambia magari un po' il discorso, perché se è un'opera piccolina ti cambia poco, però se una creazione, come spesso capita a me di fare delle creazioni molto più grandi, capita l'asse di legno perfettamente parallelo, poi prende un po' di umido e si imbarca, diventa storta. Di poco, per carità, perché sennò ti verrebbe una cagata anche la creazione, però appoggiandola nel piano di lavoro, una volta che non appoggia perfettamente parallela, diciamo, al piano, ogni piccola vibrazione del traforo si rifletterà nel legno, nell'asse di legno, e quindi vibrerà anche il legno. È anche vero che meno sono le vibrazioni della macchina, meno saranno le vibrazioni proiettate sull'asse di legno, però ricordatevi sempre che il legno, secondo me, è vivo ancora, si imbarca e quindi ti può variare anche il modo di lavorare. La cosa che più mi piace nel mio primo traforo, che dopo ve lo spiegherò per bene perché ho fatto tante robe con lui, questo qui, il regolatore del soffio dell'aria, è la cosa migliore che non hanno questi due qua, il THSS e il TCSS. Qui io sono un po' bloccato per soffiare l'aria, sono costretto per forza ad adoperare qui e fondamentalmente me la spingono tutta quanta contro e la devo respirare. Invece con questo qui posso regolarlo io come ne ho voglia e anche regolarlo al contrario, posso spingere l'aria proprio dall'altra parte. Ok ragazzi, adesso pian pianino vi faccio vedere nei dettagli uno rispetto all'altro. Rieccoci di nuovo qua ragazzi, qua c'è il primo traforo. Colui che mi ha veramente dato tanto per imparare quest'arte qua. Questo qui è il PDKS, è della Lidl, è vecchissimo e da lui veramente, veramente mi è servito imparare tanto, 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 anche perché l'ho smontato, vedete un attimino qua il tendilama, dopo vi spiegherò. Allora, da lui ho preso questi blocchetti, portalame o non so effettivamente il loro termine corretto, ma dove qua si mette il portalame per le lame, diciamo senza piolini. Siccome io adopero solo le lame omnidirezionali, le ho prese
da questo traforo qua e li ho spostati nel TCSS dell'Enel. E da lì ho sempre adoperato questi qua. Adesso in, diciamo, in fase di prova dei nuovi portalame, dei nuovi blocchetti portalame che ho, diciamo, inventato io. Se vanno bene, farò il video e ve li farò vedere perché a me sembrano ok, però prima per farveli vedere sono un attimino. Non costretto, ma preferisco fare una creazione dall'inizio alla fine con quei portalame lì per poterli, tra virgolette, pubblicizzarli. Comunque, questo qui adesso lo vado a montare, così vedete un attimino anche voi. Se per caso voi li vorreste acquistare questi qua, che sinceramente non so effettivamente dove si possono acquistare, ho provato a cercare un po' su online, ma ho trovato dei negozi strani che non posso garantirvi nulla, quindi non metto il link nella descrizione del video. Ricordatevi comunque che questi qua c'è praticamente il sopra e il sotto, non sono tutti e due perfettamente uguali, perché deve essercene anche uno sotto per mettere l'altro blocchettino. Quindi ce ne sono due e sono tutti e due differenti, perché se ci fate caso c'è anche lo spacco per mettere la lama coi piolini. E quindi bisogna acquistarne due, sopra e sotto. E sempre vi ripeto, non so effettivamente dove acquistarli. Quindi magari se volete aspettare il mio video, vi piace l'idea mia, magari poi comprate i miei. Dai, scherzo. Spero che comunque vada bene e vi faccio vedere. Dopo blocchiamo la lama. Come vedete qua, qui c'è il tendilama. Questo qui lo vedrete un po' anche qui nel THSS. Per tirare la lama si tira da qui. Vado a vedere. Questa qui, diciamo, è stata un'invenzione mia perché il vero tendilama con i suoi pezzi originali sarebbe questo qua. Però dovete capire che questo qui, continuare a tirare per mettere, diciamo, in tiro come volete voi la lama, il filetto si va a spanare, si rovina e si è costretto a sostituirlo. Però comprarne uno nuovo di questi costa una barca di soldi. Allora, siccome mi arrangio un po' a saldare, l'ho costruito, diciamo, io con le mie mani, funziona benissimo anch'esso. Poi mi è venuta in mente questa idea qui. Questo qui è il cosino, quello che c'è nelle ruote, nelle bici, nelle ruote delle bici da corsa per bloccare il mozzo della ruota. Ok? Quindi praticamente cosa faccio? La tiro un attimino la lama e poi tac, la blocco e quindi vado a tirar di meno e a, diciamo, usurare meno il filetto. Vi faccio vedere un attimino come parte. Vedete il movimento? Perché il traforo com'è? Qua ci sono i suoi due braccettini e questo qui, stringendo, se io lo continuo a tirare, io cosa faccio? Vado a stringerlo. Stringendo qua si allarga la parte della lama e quindi la mette più in tensione. Però, come ho detto prima, tirando sempre questo qui si va a rovinare il filetto. Infatti, nel TCSS, che è l'ultimo che adesso che ho in mano, la lama non la tirerai più da qui, la tirerai nella parte anteriore, che lì adesso sono 2 anni che ce l'ho, non ho avuto nessun problema. Ok? Dai. Ecco ragazzi, questa qui è la targhetta del traforo della Parkside. Vedete anche la data, quando è stato fatto e tutto, e qui in basso, se leggete bene, zoomate, volete un attimino, è scritto Enel, la marca. Quindi ai tempi, comunque, questo qui della Parkside era comunque un Enel lo stesso, ok? E adesso passiamo agli altri. Ok ragazzi, qua c'è il THSS 405E. Questo traforo qua, come quello che ho fatto vedere prima, sono dei trafori molto vecchi. Cosa che comunque non riuscirete più a trovare a meno che andate a cercare usati, hanno dei buoni prezzi e volete un attimino
decidere di comprarli. Se dovesse trovare qualcosa, questo qui ve lo consiglio a poco prezzo, anche se lo trovate a 50 euro va bene, anche leggermente di meno, però lui funziona comunque bene e ha delle vibrazioni molto ridotte rispetto a quello che ho fatto vedere prima, però quello lì, ragazzi, era vecchissimo. E anche le vibrazioni, comunque ne ho parlato prima per la storia del legno, io lo fisso anche nel piano, diciamo, di lavoro, lo fisso con una strenza, con un morsetto, per tenerlo molto ben fissato nel mio tavolo. Il tendilama è uguale a quello che vi ho fatto vedere io, quindi i due braccetti, uno qua e uno qua, e c'è qui diciamo, il tendilama qua, uguale a quello lì che vi ho fatto vedere aperto, quindi lo sto qui ad aprirvelo e niente. Questo qui l'ho adoperato molto poco perché è stata una sorta di transizione tra quello vecchio e il TC, l'ho adoperato per qualche creazione che comunque ancora non pubblicavo su YouTube e quindi non vedrete nulla con lui. Però è un buon prodotto fondamentalmente. Per iniziare va benissimo. E con l'altro, col PDKS che non ve l'ho detto, io con lui ho fatto tantissime creazioni che comunque non vedrete mai perché quando tagliavo con quel traforo lì non registravo ancora. Però ne ho fatte tante e lui funziona ancora. Quindi, come rapporto qualità-prezzo ai tempi quando l'ho comprato, più che buono, anche perché proprio mi è servito per imparare. E niente, io da qui non ho praticamente nulla da spiegare, a parte che anche questo qui dovrebbe essere, se lo trovate usato, però nuovo, era fornito di questi morsetti qui, più anche i portalame per le lame, diciamo, omnidirezionali, entrambe. Se per caso dovesse trovare un'offerta di un usato, ricordatevi che ci devono essere questi qui perché il THSS li forniva, ok? Qui c'è la targhetta, potete un attimino curiosare l'età, diciamo, l'età del traforo e niente, adesso vi faccio vedere il TCSS che è quello che sto adoperando adesso. Ok, questo qui è il TCSS 405 dell'Einel ed è quello che io sto adoperando. Però questo qui, diciamo, è il fratello. Questo qui l'ho comprato un anno fa, me lo sono messo da parte nel caso in cui quello lì si dovesse guastare o rompere definitivamente. Siccome ho costruito tanti particolari per poter fare le mie creazioni che vanno bene con quel traforo lì, allora al mio compleanno ho deciso di regalarmene un altro e l'ho messo in parte. E oggi ve lo voglio spiegare un attimino meglio, proprio da vicino. Quello che ho, diciamo, come creazioni l'ho messo in parte perché è un po' modificato e anche perché sto lavorando per il nuovo portalame che vi farò vedere più avanti, se dovesse andare bene. E niente, questo qui, allora, come funziona fondamentalmente? Ha delle cose molto simili agli altri due trafori che vi ho fatto vedere, però una cosa molto differente è il tendilama. Allora, il tendilama in questo traforo qua ce l'ha nella parte anteriore. Ed è questo. Io la lama la tiro da qui praticamente. Quindi non andrò come gli altri due a sfruttare la vite qui dietro che rischia nel tempo di sfilettarsi, quindi di doverla cambiare assolutamente. Invece qui i due braccetti, perché c'è sempre uno qua in basso e uno qua in alto. Il suo, diciamo, bloccaggio è fisso qua, perché è come l'altro, ma fisso, non regolabile. Ve lo volevo aprire il trafor, ma credetemi, ho provato di ogni, ma le viti sono praticamente saldate, sono inchiodate, non sto lì a rovinarlo ancora di più, perché non sono riuscito proprio a smontare le viti, saranno proprio grippate le viti, ma fondamentalmente ho visto anche nei disegni dove vi farò vedere io, è la stessa roba degli altri, con i due braccetti, ma col tendilama, diciamo, fisso, non come l'altro regolabile, che effettivamente era un tendilama. Il tendilama è qui nella parte anteriore. Poi un'altra cosa che io faccio sempre con tutti i trafori, perché comunque le mie lavorazioni sono molto molto grosse, io questo blocchettino qui lo tiro via sempre, che è questo qui davanti, dove passa la lama. Ok? E un'altra cosa che faccio sempre di togliere la protezione qua, perché questa qui ogni volta devo entrare, diciamo, con le mani per agganciare la lama quando faccio la creazione. Ragazzi, quando mi capitano le creazioni con 100 o anche di più fori, non posso stare lì a smontare sempre la protezione qui, quindi la lascio sempre aperta. Il cosino qui per bloccare, diciamo, la creazione,
l'ho eliminato anche, idem anche la protezione. Non mi servono perché non mi fa vedere bene quello che taglio. Lo so che comunque è sbagliato dire ste robe qui perché comunque sono protezioni e andrebbero sempre utilizzate. Ragazzi, io lavoro così. Ok, io cosa ho fatto? Praticamente ho preso questi qua, quelli che vi ho fatto vedere prima, del primo traforo della Parkside, che sono uguali a quelli anche del THSS. Li ho presi e li ho montati qua. Per fare ciò, io ho fatto una robina. Ho cambiato praticamente la vite. Questa qui era quella sua originale. Allora, bisogna toglierla e metterne una più grande, perché quella lì è M4 e questa qui invece è M5, e la vado a montare. Dai, ci vediamo dopo che la monto, così vi spiego un attimino. Ok, i blocchetti li ho montati. Volevo solo ricordarvi che questi qua, siccome come vi ho detto anche prima, puoi montare sia i portalame delle lame unidirezionali, quindi senza piolini di fissaggio, sia le lame con i piolini di fissaggio. Però, siccome il TC, questo particolare qua, è leggermente più lungo rispetto agli altri due trafori, cosa significa? Che quando tu vuoi montare queste, perfettamente le puoi montare come cavolo ne voglia te. Se vuoi montare di nuovo le lame, quelle con i piolini, non puoi montarle perché c'è qualche millimetro che va oltre il pezzettino, ma basterebbe usare il flessibile. Tiri via qualche millimetro e potresti anche utilizzare le lame con i piolini, le lame dritte con i piolini, non c'è nessun problema. Quindi adesso vi faccio vedere anche un attimino qualche taglio. Allora ragazzi, un'altra cosa, qui questo che vedete qua è il regolatore del piano di lavoro, ok? Lo potete inclinare da 0 a 45 gradi come volete voi, poi lo stringete e lo bloccate come vi piace a voi. Poi il buco che vedete qua è per collegare l'aspirapolvere. Ok, la collegate, accendete l'aspirapolvere mentre lavorate, che lui aspira la polvere di legno. Però secondo me è un consiglio, poi fate come volete. Io metto sempre una mascherina protettiva per proteggermi dalla polvere di legno. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ok ragazzi, a dopo. Ok, il traforo l'ho fissato al tavolo col morsettino, così limiterà molto le vibrazioni. Adesso vi faccio vedere come fissare la lama. Parte inferiore e parte superiore. Stira. Ok. Andiamo a dare una controllatina. Perfetto. È perfetto, dai. Adesso proviamo a tagliare. Ok, ragazzi, questi sono i pezzi con cui farò la prova. Qui ho un abete da 30 mm e un pezzo di abete da 20 mm. Come al solito io adopero la mia lama omnidirezionale perché comunque mi trovo meglio io personalmente, ed in questo caso qui dovrò mettere per forza qui il blocchettino, perché siccome devo tagliare pezzettini piccoli rischiano che vadano giù nel foro, quindi faccio meno fatica a tagliare con questo qui. Proviamo il taglio. Ragazzi, questo qui è 20 mm. Proviamo il taglio a S.
povere. Taglio è molto buono. Poi dipende anche tanto dalla lama. Vi lascerò comunque il link delle lame nella descrizione del video. Adesso andiamo a tagliare il 30 mm. Anche il 30 sì, è un po' più duro da tagliare perché è un centimetro in più, però vedete un attimino, è abbastanza pulito il taglio. Proviamo a fare l'ondulato. Ok. Ragazzi, se non volete cambiare nulla nel vostro traforo, quello che trovate in dotazione, cioè questi morsettini qua, vanno bene lo stesso. Vi faccio vedere come taglia con le lame che vi danno in dotazione, diciamo la Einel. Andiamola ad inserire. Ok. Ed ok, ricordatevi sempre che i denti della lama devono sempre guardare in giù. Andiamo a controllare. Ok. Ed ok. Adesso proviamo a fare un taglio con queste lame. Ok, adesso andiamo a provare un taglio con le lame in dotazione, che sono le classiche lame dritte con i piolini di fissaggio. Queste qui non sono proprio il massimo come lame, quindi magari poi acquisterete delle lame un po' migliori se volete continuare con questo tipo di lama. Però dopo proverete voi il tipo di lama che più vi sta bene, che più vi convince. Ok, ragazzi, proviamo. Eccola qua. Proviamo anche a vedere com'è il taglio. Bene, perfettamente a 90 anche questo. E quindi questo qui è un taglio provato con il materiale in dotazione. Ok, ragazzi, a dopo. Ok, ragazzi, io qui metto davanti i due trafori. Questo qui è quello con cui sto ancora creando. È da un anno e mezzo che praticamente non si è mai fermato, anche leggermente più di un anno e mezzo. Tutti i video che vedete sul mio canale sono state create le creazioni con questo qua, con questo traforo qua. E
e non ho mai avuto nessun problema, quindi lui il suo lavoro l'ha fatto e me lo sono già ripagato molto 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 bene. Questo qui è quello nuovo che praticamente è identico, ma siccome non erano montati i componenti e quindi comunque li avrei dovuti riresettare come piace a me, allora ho voluto mostrarvelo più da vicino e quindi smontarli e rimontarveli per farveli vedere. E comunque il taglio, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, che ha fatto lui con le lame, che troverete comunque nel link della descrizione, cose che io mi trovo bene con le lame omnidirezionali. Eccolo qua il taglio. E vi vorrei far vedere anche un piccolo particolare. Oh, scusatemi. È perfettamente a 90 gradi. E non è proprio una sciocchezza, ragazzi. Comunque sono cose. Per quello che costa, ragazzi, per me ne vale la pena. Per me. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Ok, ragazzi? Spero che vi sia piaciuto il video. Che l'attimino abbia risposto a qualche vostro quesito mentale o qualche vostro dubbio, qualche cosa. Se avete ancora qualche domanda da farmi, scrivete pure, non ci sono nessun problema. Però ricordatevi sempre che io non sono un professionista, io ho imparato con un po' di esperienza. Dopodiché, ragazzi, io non vado oltre. Quindi, se posso aiutarvi, io sono sempre qua. Ok, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, Creativo Maugeri. Ciao, ragazzi!